Allora, c'è il carabinieri, allora sta lì per stavano a organizzare le ferie, no? Allora dice il maresciallo, gli fa: lei ha puntato, quando è che ha detto che va in ferie? Dice: ma io, maresciallo, ci vado a cavallo tra luglio e agosto. Lei invece: ah no no, io ci vado in treno a fine settembre. E allora c'è sotto, vanno Andrea sotto copertura, dice: oh, allora mi raccomando, dovevo andare a fare quel sopralluogo al casinò. Allora mi raccomando, appuntato, non ci fanno riconoscere subito che siamo carabinieri, che siamo tutti vestiti col frac, no? Andiamo con lo smoking, andiamo al casinò, no? E quindi cerca di... anzi, guarda, sta a sentire. Te sta zitto, ma appuntato, fa parlare a me che sono il maresciallo, che ci capisce un po' di più. Vabbè, allora Pia arriva, ne va nel casinò, si mette davanti al tavolino della roulette, no? Allora quella cosa, allora c'era il croupier, gli dice: allora arriva più, lei ha puntato? Fa: no, guardi, io sono maresciallo, l'ha puntato lui. Entra dentro e fa: dottore, senta, c'ho un problema. Dice: mi dica. E dice: guardi, senta, questo è tutto nel tema della fagiolata. Dice: senta, dottore, io farò 1 milione di scureggi al giorno. Dice: però guardi, non puzza, non puzza e non fa rumore, eh? Dice: però lei mi capisce, ho bisogno di qualcosa, perché 1 milione al giorno mi dà fastidio, non le sopporto. Pensi che il tempo che ci siamo salutati ho fatto 3 parole, già ne avrò fatte 300-400. Allora il dottore gli dice: va bene, guardi, allora signora, prenda queste gocce 15 giorni e poi ritorni da me. Ma gli dice: scusa, non mi visita? Io ho detto che ho sto difetto. Guardi, lei dia retta a me, prenda queste 15 gocce e ritorni da me, tra queste gocce e torni da me tra 15 giorni. Ma non mi visita? Io, signora, se fida di me, il dottore, vabbè. Parte, torna dopo 15 giorni, non sguarda, salta la coda, entra dentro, sbatte la porta: dottore! Dottore! Dice: signora, come c'è? Cos'è? Ma come è andata? Sono venuto da lei 15 giorni fa, gli ho detto che facevo 1 milione di scureggi al giorno, ma non solo dopo queste gocce che mi ha dato ne continuo a fare 1 milione, ma è puzzane come il colera. Ha detto: bene signora, allora adesso intanto il naso gliel'avevamo stappato, ma adesso passava le orecchie. Grazie, grazie, grazie. Sempre così il tema dei ristoranti, così chiudiamo pure sta faccenda, non ci pensavo più. Allora c'è uno, va dal, io mi informo sempre dal greco, ma tanto solo lui c'era, quindi tu di noi. Allora praticamente arriva un cliente in un ristorante, no, per Zia. Allora fa, dice, si mette a sede, arriva il cameriere, fa: allora buongiorno. Dice: senta, noi oggi di primo abbiamo... mi dia una forchetta. Allora questo pia una forchetta, mi porti per cortesia quelle tagliatelline al ragù, dove il ragù con la papera aromatizzato, con la noce moscata, il chiodo di garofano. Oste dice: è il menù del primo proprio di oggi. Senta, per cortesia, con chi crede di avere a che fare? Mi vado a prendere questo piatto di tagliatelle. Vabbè, tagliatelle. Poi dice: senta, però di secondo abbiamo... mi dia un coltello. Questo è il coltello. Mi porti quel coniglio in porchetta cotto al forno ripieno con la cotica del maiale aromatizzato col finocchio selvatico. Oste dice: è il secondo proprio del giorno. Senta, per cortesia, non posso perdermi, mi vado a prendere sto coniglio, per cortesia. Allora il cameriere va in cucina, al cogo, dice: oh, te che di là c'è un testa del cazzo, che, ma anche come si fa, no? Dice: io gli dico cosa c'è del primo, mi snasa una forchetta, gli dico cosa c'è del secondo, mi snasa il coltello, mi dice cosa c'è del secondo. Allora dice: senti, tanta devura un dolce, no? Allora dammi un po' un cucchiarino. Allora pia un cucchiarino,
Bianco Chiarin fa Maria, Maria, che vada alla lava piatti, Maria, un grasciano come quella di ciccia sudata, con i peli della scella tutta unta, sbisonta, stava a lavarsi i piatti. Maria, questa si gira a 130 kg, no? Cosa c'è? Dice Maria, aspetta un po', vieni un po' qui, aspetta che c'ho un cucchiarì. Mettete un po' un attimo a 90 gradi, che 90 gradi, pia gli scansa. Pia va dal cliente, allora dice, senta, allora abbiamo anche i dessert, dice. Anzi, gli dico, di dessert abbiamo... Mi dia un cucchiaino. Pronti? Allora questa fa... Non mi di che Maria fatica qui. Allora c'è uno, va in un'armeria, no? Dice, guarda, un po' mi gratto qui, vedi com'è tante volte le storie, no? Allora va in armeria a Kruger, gli dice, senta, io volevo un mirino, volevo comprare un di quelli, però voglio dire, quei mirini, sai, con quei binocoli per quelle robe. Ah, gli dice, sì, guardi, mi è arrivato proprio uno nuovo stamattina, guardi, adesso lo scarto, eccolo qui, lo scartiamo insieme. Dice, guarda che bello, guarda che bel mirì canucchiale. Dice, oh, ma hanno detto, questo è una roba, guarda, te lo metto nel fucile, no? E il punto del fucile dice, guarda, gli il punto, allora il cliente gli dice, guarda, dice che è una roba fenomenale, guarda quella casa laggiù che sarà a 10 km, no? Però questo stumerì, questo fucile, punta, dice, oste, mi pare qui davanti, io, te l'ho detto, questi è mirini professionali. Poste dice, sai che in te quella casa c'è pure una finestra aperta, c'è una nuda che gira per casa. Come c'è una nuda che gira per casa? Dice, guarda, ma come, quella è casa mia? Dice, dice sì, guarda, che è una bionda. Ora è una bionda, è mia moglie, io ho detto sempre che quella, dice, ma è dentro al bagno, guarda, ma tira giù qualcosa. Gli dico sempre che questa quando fa la doccia deve chiudere le finestre, no? Che te piace ancora. Dice sì, ma mi pare che... Ma non è da sola, perché c'è uno coi baffi così che gira dentro sto bagno insieme a lì a tutti. Come c'era uno come... Allora punta sto... Guarda sta maledetta che gli piace un colpo. Dice, guarda, sta a sentire, fammi una roba. Te regalo il mirì... Oh, costa un sacco dei quadrini. Te giuro, te lo regalo. Il mirino è tuo. Se te me dai con una schiupettata... Mi pia l'unte le parti intime con una schiupettata, mi pia lì ante la testa, va bene, dai. Oh, e sai che mi sa che gliela fago con colpo solo?